3, 2, 1, fermi Ricciotti. Ciao Cassione, vai. Ciao e bentornati nella mia cucina, forse a fuoco, forse sfocati, non si sa, bisogna vedere la voce fuori campo cosa ha combinato, ma io mira uno al giorno. Comunque, sono stato in visita a una risotteria che c'è qua in zona, La Faggiana, e mi hanno offerto due pacche di riso. Ho detto, beh, facciamo un test. Però ho detto, facciamo il test con i due pacchi di riso che è il vialenano e la fagia e il carnaroli. E in più ho detto, provo a fare un test con un riso di che ho in casa. E noi siamo così un po'. Non è che prendiamo. Abbiamo quello della Lidl, via. E allora facciamo tre risi alla parmigiana e vediamo, poi assaggiamo e vediamo come sono venuti. Magari migliore il vialenano, non lo sappiamo. Adesso facciamo una prova, vai. Allora, abbiamo tre. Perfetto. Allora, abbiamo tre risi, tre cotture diverse. Perfetto. Quindi dobbiamo seguire anche le cotture. Va benissimo. Per prima cosa abbiamo preparato un po' un fondo di verdure. Dovevamo mettere anche un po' di sedano, ma non ce l'abbiamo. Ho fatto un po' di carote, un po' di cipolla, senza sale, naturalmente. E mettiamo un po' d'olio d'oliva, un po' di cipolla, la facciamo rosolare e poi mettiamo sul riso. Proseguiamo come sempre, riso, un po' di vino bianco cube, che sta per quello buono naturalmente, e portiamo in cottura. Li facciamo cuocere, partiamo da quello più lunga cottura che è il carnaroli qua, loro dicono 19-20, noi facciamo 19 minuti, poi questo qua della lì è 17, il vialenano 15 minuti. Portiamo a cottura e poi assaggiamo, magari si fanno delle scoperte interessanti. Vai! Allora, una cosa che ho notato adesso guardando tra il carnaroli della Lidl e quello della Fagiana è che quello della Fagiana forse è un po' meno raffinato, ma mi avevano detto che loro rilasciavano su un po' di parte esterna che non mi ricordo come si chiama, pericarpo, polessa, vabbè. E allora questa è un po' la differenza, però infatti è quello che ci piega più tempo, fa 19 minuti di cottura e questa è la caratteristica che potrebbe distinguere. Adesso proviamo e mettiamo su. Vai. Allora, in teoria noi abbiamo messo su i risi in tempi di cottura diversi, cioè prima quello da 19, poi quello 17 che è questo e infine quello da 15 che è questo. All'occhio, così in cottura, devo dire che sembrerebbe che il carnaroli e la fagiana, ma anche meglio ancora forse il vialone nano, fa una bella mantecazione. E infatti questo mi conferma il fatto che mi spiegava il tipo che ha una brillatura meno spinta, meno brillato, quindi rimane un po' di amido di più. Mentre quello della Lidl sembra un po' scomposto, come staccato. Così, eh. Poi dobbiamo fare l'assaggio, c'è la parte più importante. Comunque, andiamo avanti. Allora, dobbiamo ancora mantecarli. Però, questo è il vialone nano. Adesso facciamo anche l'assaggio. Questo è il carnaroli della Fagiana. E quest'altro, eccolo qua, è il carnaroli della Lidl. Cioè, non c'è niente da dire, c'è differenza. Si vede che non sono legati bene. Adesso li proviamo a mantecarli e poi facciamo un assaggio e vediamo com'è la differenza. Ma già da così si vede che molto sono più legati questi qua della Fagiana. Devo ammetterlo. Questo è quello del Lidl. Questo è il vialone nano e questo è il carnaroli della Fagiana. Sì. Adesso facciamo un assaggino, giusto? E poi vediamo come è venuto fuori. Vai che proviamo, poi vi dico. Allora, ho ancora bocca impastata. Comunque, io ho fatto l'assaggio e la voce fuori campo anche, però io l'ho mangiato mantecato. Allora, secondo me quello della Lidl si scompone, ma infatti ti vedi che si stacca proprio. Non si mantecchia bene. Io tra i due comunque sento. A me piace bene anche al vialone nano, a voce fuori campo che piace anche al carnaroli, qua è una questione anche un po' dei gusti. A me non mi dispiace il vialone nano, però si sente che c'è un prodotto, c'è qualcosa dietro le Sì. cose. L'unico difetto che ha è che bisogna conservarlo in frigo, quello è il problema più grosso che è. E purtroppo il frigo assorbe umidità, assorbe odori, eccetera. Però
Però se vuoi provare un risotto che si trova solo qua in zona, qua non si trova, lo vende la Wings Park, che fa un motivo fisiologico, ma non si trova nella grande distribuzione. Comunque la fagiana non è male se non è messo in frigo, o meglio se le tengo in frigo o sotto vuoto. Secondo me potreste comprarlo e metterlo sotto vuoto, questa è l'idea. Va bene, comunque io questo l'ho fatto, se un assaggino così, se volete provare un risotto con fagiana, se pagare, buono, se la fagiana mi va anche a 200 euro al mese, mi accetto anche qui. Va bene, comunque tre consigli in ogni caso li do lo stesso. Numero 1, iscrivetevi al canale. Numero 2, se vi piace mettete like, altrimenti lasciate stare. E numero 3, ricordate, siamo ciò che mangiamo. Yes.